Ancora una bella serie di gare hanno contraddistinto il terzo weekend del campionato italiano AC Karting a Sarno sul circuito internazionale Napoli, con ben 200 piloti per la terza prova della stagione, con le categorie KZ2, 60 mini e i trofei di marca ROC e Yame X30 con le rispettive classi junior e senior. In KZ2 sono stati soprattutto tre i piloti saliti alla ribalta in questo appuntamento. Giacomo Pollini su Formula KTM, già vincitore alla Conca e di nuovo vincitore a Sarno in gara 1. Il pluricampione del mondo Davide Foré su Birel Art TM, che con la vittoria in gara 2 sembra avviato ad un'altra stagione di alto livello. Ed il giovane Giuseppe Palomba su Intrepid TM, autore di un recupero formidabile in gara 1 e poi sul podio di gara 2 con il secondo posto conquistato alle spalle di Foré. Tra gli altri grandi interpreti della terza prova a Sarno, anche la coppia di Maranello Kart, Marco Zanchetta e Marco Pastacaldi, sul podio di gara 1 rispettivamente al secondo e terzo posto alle spalle di Pollini. Già nelle prove cronometrate di qualificazione era stato Pollini a dettare di nuovo legge, come già era successo nella precedente gara alla Conca, alla sua seconda pole position consecutiva, che ha confermato l'eccellente competitività già espressa a inizio campionato. Diciamo è andata molto bene, perché fino al turno prima non eravamo vicinissimi, ma dopo ho tirato fuori il giro giusto, anche nonostante un errore, ho sbagliato il primo giro, sono andato lungo e dopo mi ha fatto trovare un po' di traffico, ma sono riuscito a tirare fuori il giro giusto. E domani vediamo da farsi. Speriamo che succeda come a Muro. A contrastare fin dall'inizio Pollini è stato soprattutto Giuseppe Palomba, autore anche questi di una bella prestazione nelle prove di qualificazione, con il tempo più veloce del proprio raggruppamento e nella graduatoria assoluta a soli 9 millesimi di secondo di distacco dal rivale. Sì, è cambiata molto la pista durante il weekend di prove. Abbiamo dovuto lavorare molto in questi giorni perché da giovedì non riuscivamo a trovare un buon setup. Alla fine ci siamo riusciti per la qualifica, è andata molto bene. Devo dire la verità, non me l'aspettavo così tanta differenza. Nella prima delle due fasi finali è stato Giacomo Pollini a prendere il sopravvento e ad aggiudicarsi la gara con un buon vantaggio su Marco Zanchetta, che si è proposto alle spalle del leader al termine di una ottima progressione. Per la terza posizione ha avuto la meglio Marco Pastacaldi dopo un duello finale ravvicinato con Ciro Mollo su CRGTM, che nel contatto con Pastacaldi ha perso lo spoiler anteriore. Una grande rimonta alla messa in atto Giuseppe Palomba, scattato dalla 17ª posizione a causa di un ritiro nell'ultima manche di sabato per un problema tecnico alla leva del cambio. Palomba è riuscito a recuperare bene e a chiudere sul traguardo in quarta posizione davanti a Davide Foré, Luigi Musio e Mauro Simoni su Evo Kart TM. Nella top 10 di gara 1 anche Pasquale Tellone, Massimiliano Mazzara e Massimo Mazzali. Grandissima gara, avevo un grande passo, ringrazio tutto il team, NGM, il motorista Galifa, ringrazio tutti perché avevo davvero un passo superiore adesso. Dopo ho avuto anche un po' di fortuna che sono andati fuori i principali avversari. L'ultima manche forse si era avvicinato Palomba e Celenta come tempi, come passo, però si sono eliminati tutti e due, quindi ci ha aiutato anche la fortuna. Sì, è stato tutto un weekend in salita, il primo giorno che siamo arrivati non era male, poi non so come mai ma andavamo sempre peggio e in qualifica non sono riuscito a strappare il giro perché c'era un po' di traffico, poi ho sbagliato anche io. Non era male la velocità rispetto a Pollini, Celenta e Palomba, manca, sono sincero. Non mi aspettavo di fare podio, sapevo che potevo giocarmi il gradino più basso al massimo, ma le prime 5 posizioni. Riesco a partire bene, sono riuscito a evitare poi i fastidi. È andata bene perché poi ho mantenuto il passo, cercavo di tenere il mio ritmo. È difficile perché non sono a posto, però secondo vale più di una vittoria dell'anno scorso. Sì. Siamo abbastanza soddisfatti della prestazione, visto che a Muro Leccese la prima prova non è andata come ci aspettavamo. Piano piano proviamo a migliorare un attimino qualche cosa nella messa a punto e vediamo se riusciamo a giocarci un po' più le gare come ci aspettiamo.
Nella seconda finale è stato Davide Forea ad imporsi al termine di una grande prova che rilancia il pluricampione pilota bresciano ad alti livelli nel campionato italiano. Forea è riuscito a prendere ben presto il comando della gara e a condurre in testa fin sul traguardo, senza essere più ripreso dai rivali. La seconda finale della KZ2 ha messo in evidenza ancora Palomba, che ha portato a termine la prova con un'altra rimonta, conclusa con il secondo posto alle spalle di Forea. Terzo si è piazzato Mauro Simoni, salito con merito sul podio di gara 2. Quarto ha concluso Zanchetta davanti a Pollini e Tellone. In campionato è sempre Pollini il leader provvisorio della classifica, davanti al campione in carica Zanchetta, che con i punti del secondo posto di gara 1 ed il quarto di gara 2 sembra poter ambire alla lotta per il titolo anche quest'anno. Alcuni contatti hanno rallentato invece il campione italiano 2016 Francesco Celenta su Praga TM, tredicesimo in gara 1 e poi risalito in settima posizione in gara 2. Oggi è una giornata per me molto speciale, è una sensazione sempre troppo bella e nonostante abbia vinto molte gare oggi sono particolarmente emozionato perché chiaramente era un po' che mi mancava e anche con il mio nuovo lavoro, insomma, era una serie di cose che era veramente complicato riuscire a poter pensare sinceramente di venire qui e di fare un risultato del genere, anche se potevo pensare comunque di essere competitivo perché dispongo sicuramente di un ottimo materiale e voglio appunto ringraziare Biralart, il signor Ronny Sale che mi ha permesso di venire qua, Nicola Stod, il team AM Motorsport che mi sta facendo correre con il meccanico Marco D'Antoni, Galiffa per i motori e tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa bellissima esperienza e quindi niente, sono solo molto emozionato. Sì, diciamo che già per la qualifica eravamo riusciti ad ottenere un buon setup, peccato per la seconda manche dove un problema tecnico ci ha costretto al ritiro e quindi in gara 1 ci hanno fatto partire 17esimo invece che in prima fila. 17esimo sono riuscito a rimontare fino alla quarta posizione e questo significa che avevo il passo per stare lì avanti con gli altri e ci siamo riusciti. In gara 2 siamo partiti più avanti, sono riuscito ad ottenere un secondo posto, anche molto buono per il campionato, vedremo nelle prossime gare. Nella 60 Mini, che ha avuto una partecipazione di ben 83 piloti e molti stranieri, Andrea Chimi Antonelli su Energy TM anche a Sarno ha confermato un'ottima competitività, vincendo gara 1 per poi lottare per il primo posto anche in gara 2. Nella prima delle due finali Antonelli ha preceduto il belga Ehan Eikmans su Parolin TM e Jacopo Giuseppe Cimenens su Evocart TM. L'inglese Kuskun Irfan si è piazzato quarto davanti all'americano Ashai Bora, al peruviano Rafael Modonese, al norvegese Martinius Stenshorn e a Brando Badoer, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Luca Badoer. Non sono riuscito ad azzeccare la partenza, però dopo ho visto che è un buon passo e ho passato Eikmans e Irfan, che gli devo fare i complimenti perché sono stati molto bravi, e dopo sono riuscito a prendere quel margine su Eikmans che all'ultimo giro non è riuscito a passarmi. Nella seconda finale Antonelli ha recuperato dall'ottava posizione per la griglia invertita fino a raggiungere il fuggitivo, il norvegese Martinius Stenshorn, su Parolin TM in un duello durato fin sul traguardo. Nella volata, per la prima posizione, Stenshorn è riuscito a difendersi bene dagli attacchi di Antonelli e tagliare per primo il traguardo. L'inglese Kuskun Irfan ha concluso terzo. A seguire, quarto, si è piazzato il russo Maximilian Popov davanti a Madonese, Badoer e Andrea Filaferro. Nella Rock Junior, in gara 1, al termine di una gara molto combattuta, si è imposto Federico Cecchi su Tony Kart Vortex, con Raffaele Gulizia, anche lui su Tony Kart, al secondo posto e Paolo Ferrari su Parolin terzo. In quarta posizione si è piazzato Matteus Morgato su Parolin con Valerio Marzi su FA al quinto posto. Siamo molto felici di aver conquistato la vittoria in finale 1. Sono riuscito subito dal primo giro ad amministrare un buon vantaggio che ho gestito durante tutta la gara. Verso la fine i seguitori Raffaele Gulizia e Paolo Ferrari si sono un po' avvicinati, ma sono riuscito comunque a vincere. Adesso partiremo in ottava posizione per finale 2 e speriamo di vincere anche quella.
In gara 2 è stato Matheus Morgato ad aggiudicarsi la vittoria dopo una penalizzazione inflitta a Filippo Croccolino su Energy, che aveva tagliato il traguardo in prima posizione. Gulizia ha quindi ereditato il secondo posto, così come Cecchi ha rivisto il podio terminando terzo. Quarto ha concluso Paolo Ferrari, con Lorenzo Ciulla quinto. Croccolino è stato classificato al sesto posto. La Senior Rock ha visto ancora gli stranieri alla ribalta nella categoria. In gara 1 è stato il polacco Kapcher Zurek su Cosmic a prendere il sopravvento e a vincere su Christian Comanducci su Tony Kart e Giorgio Molinari su Xprit. In questa categoria ha preso parte anche il pilota della Formula 4 Leonardo Lorandi su Parolin, che nella prima finale si è piazzato ottavo. Quarto ha concluso Piero Delliguanti su Xprit, mentre il vincitore di Siena, il polacco Maciej Zisko su Cosmic, si è classificato quinto davanti al russo Alexei Brizan su Parolin. Nella seconda finale, dopo essere scattato in testa per la griglia invertita, Lorandi è stato costretto al ritiro. A vincere gara 2 è stato il russo Alexei Brizan davanti a Zurek e a Giorgio Molinari, che è risalito sul podio con il terzo posto. Nella X30 Junior, in gara 1, Francesco Pulito su Tony Kart sul traguardo si è imposto su Edoardo Ludovico Villa su TB Kart e Federico Albanese su Tony Kart, dopo che inizialmente era stato Luca Bosco su Tony Kart a proporsi in testa. Una penalizzazione di 10 secondi inflitta a Villa per lo spoiler anteriore fuori posizione ha permesso però ad Albanese di conquistare il secondo gradino del podio con Bosco terzo. Erano tutti lì, lo stesso passo, e quindi è stata molto difficile. Un grazie al team e alla mia famiglia che mi supporta. Pulito si è poi ripetuto in gara 2 con una bella rimonta dall'ottava posizione per la griglia invertita, andando ancora al successo questa volta davanti a Villa, che ha potuto così fregiarsi del secondo posto, e a Pio Francesco Sgobba su KR, che in gara 1 era terminato quarto. Fra i protagonisti di gara 2 anche l'americano Ugo Uguchukwu su Tony Kart, che ha concluso al quarto posto. Nella X30 Senior il dominatore di gara 1 è stato Luigi Coluccio su Birel Art, anche se il pilota pugliese ha avuto vita difficile fin sul traguardo per la pressione di Marco Moretti e di Danny Karenini, ambedue su Tony Kart, che hanno concluso alle sue spalle. Sì, è stata una gara molto difficile. Ho dominato dal primo giro, ma gli altri erano sempre lì che mi spingevano, quindi è stato molto difficile. Voglio ringraziare M Motorsport di Marco D'Antoni e la Birel Art per il supporto anche nel campionato italiano. In gara 2 è stato invece il campano Francesco Pagano su KR ad avere la meglio, resistendo fino alla fine agli attacchi di Coluccio in un arrivo in volata. Marco Moretti è salito ancora sul podio con il terzo posto. Il prossimo appuntamento con il campionato italiano AC Karting è fissato sul circuito South Garda Karting di Lonato il 1 luglio, con le categorie KZ2, 60 Mini, OK, OK Junior, Rock e Rotax.